Dopo l'orrore di Auschwitz-Birkenau, il dolore dei bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico universitario di Cracovia. Il venerdì Papa Francesco in Polonia è proseguito nel pomeriggio con la visita del nosocomio che cura ogni anno 30.000 bambini degenti e 200.000 in ambulatorio. Nell'atrio il Papa è stato accolto da una cinquantina di piccoli malati con i loro genitori. Francesco li ha salutati uno per uno e li ha accarezzati, ha ricevuto in dono alcuni disegni, poi, dopo il discorso, ha raggiunto il reparto emergenze per visitare altri bimbi. «Vorrei poter stare un po' vicino ad ogni bambino malato», ha detto Francesco, «abbracciarli ad uno, ascoltare ciascuno di voi e insieme fare silenzio di fronte alle domande per le quali non ci sono risposte immediate, e pregare». Gesù, ha ricordato, si accorge sempre dei malati, li guarda come una madre guarda il figlio che non sta bene e sente muoversi dentro di sé la compassione. Quanto vorrei che come cristiani fossimo capaci di stare accanto ai malati alla maniera di Gesù, con il silenzio, con una carezza, con la preghiera. La nostra società, ha sottolineato il Pontefice, è purtroppo inquinata dalla cultura dello scarto, che è il contrario della cultura dell'accoglienza. E le vittime sono proprio le persone più deboli, più fragili. E questa è una crudeltà. Segno della vera civiltà umana e cristiana è invece, ha spiegato Papa Francesco, mettere al centro dell'attenzione sociale e politica le persone più svantaggiate. Ma, a volte, ha aggiunto, le famiglie si trovano sole nel farsi carico di loro. La soluzione per il Papa è moltiplicare le opere della cultura dell'accoglienza, animate dall'amore cristiano, amore a Gesù crocifisso. Servire con amore e tenerezza le persone che hanno bisogno di aiuto ci fa crescere tutti in umanità e ci apre il passaggio alla vita eterna. Chi compie opere di misericordia non ha paura della morte. Infine il Papa ha incoraggiato medici, infermieri, operatori sanitari, cappellani e volontari. Il Signore vi aiuti, ha detto, a compiere bene il vostro lavoro, in questo come in ogni altro ospedale del mondo. E non ha dimenticato il lavoro delle tante suore che spendono la vita negli ospedali. Il Signore vi ricompensi, ha concluso, donandovi pace interiore e un cuore sempre capace di tenerezza.